giunta mezzanotte, si spengono i rumori, si spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffè. Un'atmosfera di calma apparente, una città quasi in lockdown, quella che viene fotografata in queste ore. Salerno appare ibernata dal freddo e dalle temperature che sono scese, paralizzata però anche dai casi di Covid. Salerno reagisce tiepidamente anche ai saldi. Negozi vuoti, poca gente in strada e a completare il quadro che ci allontana dall'atmosfera comunque calda e gioiosa dell'ultimo Natale che sembra già lontano anni luce, anche lo smontaggio del grande albero di Piazza Portanova. Da ieri gli operai sono al lavoro per rimuovere uno degli allestimenti più apprezzati da cittadini e da visitatori che, bisogna dirlo, sono stati pochi ed assenti giustificati dall'incremento dei casi cresciuti come i pacchi regalo sotto l'albero di casa di giorno in giorno. Ieri il record stagionale con oltre 9.000 nuovi casi in tutto il territorio provinciale ormai sotto scacco matto di Omicron. Non sorprende nessuno dunque che da domenica 16 gennaio termina anche questa controversa edizione di Luci d'Artista, luci accese per richiamare gente con ordinanze emanate per evitare assembramenti. Nelle strade, in più parti della città, non è difficile scorgere intanto serrande abbassate in tanti locali ed esercizi commerciali chiusi per contagio di dipendenti e titolari. Ed ora dunque si spengono le luci e, come cantava Domenico Modugno, le strade sono deserte, deserte e silenziose, ma prendendo in prestito De Filippo, ha da passà a nottata.